Bentornati sul mio canale anche oggi e bentornati alla storia di Ornella Vanoni. Mi avete chiesto questa storia, una storia lunghissima che io chiaramente sto dividendo in varie puntate, cercando di rispettare anche decenni, a dir la verità, È una richiesta che mi ha fatto molto piacere per festeggiare i 90 anni della Vanoni e per raccontare appunto la sua storia nel dettaglio, una storia molto affascinante e molto molto bella. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, anche oggi vi auguro una buona visione e benvenuti sul mio canale. Ed eccoci ora a Ornella Vanoni. Nel 1970 Ornella Vanoni partecipa a Sanremo. Lo fa nuovamente, questa volta canterà Eternità e lo fa in coppia con i Camaleonti. Si classificherà al quarto posto. Sarà però col singolo dopo, cioè L'appuntamento di Roberto Carlos, che la cantante otterrà il suo maggior successo commerciale, rimanendo in classifica per tanti mesi e vendendo in totale 600.000 copie. Si affermerà definitivamente nel panorama musicale italiano. Nel 70 infatti vincerà anche la Gondola d'Oro nell'edizione della Mostra Internazionale di Musica Leggera. Sto sbagliando su di te. Nel 1971 prosegue con il suo spettacolo teatrale, uno spettacolo teatrale che era iniziato a fine anni 60 e grazie a questo aveva pubblicato il suo primo album dal vivo, che si chiamava All'amore, l'amore. Quante cose fa fare l'amore. Io lavoro al bar di un albergone. Live registrato in occasione di un recital tenuto al Teatro Lirico di Milano. Nel 71 esce anche un altro dei suoi cavalli di battaglia, cioè Domani è un altro giorno, cover italiana di un pezzo internazionale. Questa canzone viene presentata a Canzonissima del 71 e verrà inserita nella colonna sonora di un film, La prima notte di quiete, un film di Valerio Zurlini. Nel 71 sarà anche la conduttrice di E tu che fai? Io questa sera vado a casa da Ornella, un programma televisivo a cui partecipa come ospite anche Lucio Battisti. Qualche settimana dopo registrerà la prima trasmissione a colori nella storia della televisione italiana. Si chiamerà Serata d'onore. Nel 72 è in classifica con 3 album contemporaneamente, con Un gioco senza età e 2 antologie, Vanoni Hits e L'amore, pubblicando addirittura ben 5 singoli, cioè Che barba amore mio, che sarà presentata a Un disco per l'estate a Senza rete, Parla più piano, che sarà un adattamento dalla colonna sonora del film Il Padrino, Quei giorni insieme a te, un brano di Ortolani, che sarà anche colonna sonora di un thriller, Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci, Io una donna, presentato in concorso all'autunnale Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Infine la canzone Ma come ho fatto, che verrà utilizzata l'anno dopo come sigla finale del TV show in 4 puntate che si intitola L'appuntamento di Falqui, in cui la Vanoni offre un nuovo saggio della propria versatilità artistica. E si dividerà la scena con Walter Chiari, da poco uscito di prigione fra l'altro dopo una discussa vicenda di droga. Pure è vero, è vero, è vero. Nel 73 uscirà con Dettagli, anche in questo caso sarà una cover di un pezzo internazionale. L'omonimo album Dettagli riscuote molto successo commerciale e venderà in totale 500.000 di copie. Nell'autunno dello stesso anno incide un altro album, si chiama Ornella Vanoni e altre storie, e sarà composto da cover straniere adattate in italiano. Nello stesso anno verrà scelta come testimonial pubblicitaria per la Martini. Sapete, c'è un gusto per i miei momenti d'oro. Nel 74 la Vanoni lascia l'Ariston, fonderà insieme a Danilo Sabatini una propria etichetta, La Vanilla, il primo album edito dalla nuova etichetta, che sarà distribuita dalla Fonicetra, si chiama A un certo punto e raggiunge nuovamente vertici della classifica, totalizzando ancora una volta circa 500.000 copie vendute. Giocava il pallone, davvero campione.
pubblicherà nello stesso anno anche La voglia di sognare, che si piazza alla sesta posizione della classifica di vendita. Conterrà pezzi scritti per lei da Lauzi, da Cocciante, da Dalla. La canzone che diede il titolo all'album, La voglia di sognare, sarà scritta da Vistarini e Lopez e sarà premiata l'anno dopo anche dalla critica discografica e diventerà la sigla del gran varietà radiofonico della RAI. Quanto tempo è già passato. Nel 75 esce con Uomo mio, bambino mio, canzone tratta da un album che si chiama Non sai fare l'amore. Nel 76 uscirà con La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, un album interamente registrato in presa diretta, otterrà un grandissimo successo di critica e di pubblico e raggiungerà il sesto posto di vendita nelle classifiche. Il disco non è altro che la rilettura di diverse musiche brasiliane di bossa nova. L'anno successivo, dalla collaborazione con i New Trolls, nasce un nuovo importante progetto. Si tratta del doppio album Io dentro, io fuori, dal quale emergono successi come Ti voglio e Domani no. Segue poi una lunga e fortunata serie di concerti. Nel 76 la Vanoni posa nuda e dirige la versione italiana di Playboy, chiedendo come compenso al posto del denaro una sfera dell'artista Arnaldo Pomodoro, con il quale nasce una profonda amicizia. Nel 78 esce Vanoni, caratterizzato da atmosfere sensuali, testi audaci. Le canzoni sono Vorrei darti, che sarà il successo più grande estratto come 45 giri da questo album. Nel 79 pubblica il primo volume della serie Oggi le canto così, un imponente progetto composto da 4 album. Questi dischi usciranno fra il 79 e l'82.